Ciao a tutti. Marco mi ha appena scritto la notizia che Raul Bova sarà il nuovo Don Matteo, che non capisco il nesso, però vabbè. Fa niente. Ciao a tutti. Come la va? Come la va? Sì, iniziamo col botto, sì. Come state? Carlo, vedendo sempre Isaac, mi viene sempre voglia di iniziare a giocare perché non l'ho mai giocato, però boh, non lo so. Il fatto che iniziarlo adesso è un po' incasinato. Ciao a tutti. Aspetta, fatemi spostare di qua. Ok. Come va? Asagi, Mister Q, cosa? È vero che tu hai detto che dovevi prendere, non mi ricordo cosa. Twitch, Ricky, lo sai. Ciao Ricky. A me è bello da vedere, ma da giocare il delirio. Da vedere mi piace anche a me. Da giocare, a parte che non sono amante dei roguelike così. Però, boh, ogni volta che lo vedo mi viene sempre voglia di giocarlo. Però non mi va di mettermi lì a imparare tutti gli oggetti, tutte le varie robe. Ma chissà, magari prima o poi lo inizierò. Comunque, intanto che parliamo, iniziamo a costruire, sennò qua non lo finiremo mai. Vediamo se prende la. Ok. Mettiamo giù così. Mettiamola un po' più di qua. Ok. Perfetto. Allora, eravamo arrivati che dovevamo costruire le altre zampe. Il nuovo aggiornamento riesce a giocarci, è cambiato. Ma per quello, Ricky, però vedi, iniziando adesso, non avendo giocato con lo vecchio, inizio subito con quello nuovo. Ciao Fabio. Molto provo a creare cose. Ah, ok. Iniziamo. Tra l'altro, stamattina ho prenotato finalmente il vaccino per me. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Però va tra un mese esatto, il 27 giugno andrò a farlo. Non so ancora quale, perché non te lo dicono quale si fa. Però il 27 giugno, che è una domenica, tra l'altro. Ciao schifo. Tu vai sabato mattina, hai aperto te. Qui ho prenotato mio fratello che ha oltre 40 anni, c'era il 17, mi pare. O il 15, non mi ricordo. Io ce l'ho il 27. Questo coso qua in mezzo. Uno. Ah, la musica, ecco cosa manca. Però vivo in Italia. Ah, ok, tu non vivi in Italia, che okay, allora è tutto diverso. Ciao Cimax. Non ho ancora il medico di base questa, vabbè, ma intanto non c'entra nulla col medico. Io il 15 avevo il mercato prenotato stanotte. Beato te, qui probabilmente c'è un po' più di casino. No che mi cambi tanto, tanto non devo andare da nessuna parte, roba del genere, però. Fatto che appunto per la seconda dose si rischia di andare fino a metà settembre se mi fanno AstraZeneca. Se mi fanno Pfizer va a inizio agosto. Ah, ok, Ricky, beh sì, giustamente. Allora. Vediamo. Di fare una Volvo, ostia, Mr. Kiff. Dovrebbero farmi il Moderna da quello che. Ah, anche il Moderna, sì, è vero. Il Moderna dovrebbe avere tra l'altro gli stessi tempi di Pfizer come richiamo. Quindi. O magari ci fanno il Johnson così una dose sola e fatta. Anche se, da quello che ho capito, non è che immunizza molto. È vero, Mark. Effettivamente è vero perché col fatto che poi non c'è più il contratto con AstraZeneca dovrebbero fare solo le seconde dosi. Quindi a noi ci va o Pfizer o Moderna. O appunto.
Il Johnson. Boh, vedremo tra un mese esatto che lo farò. No, tia, ma adesso non lo fanno più AstraZeneca. Perché poi da giugno non ti mandano più le dose, non hanno più rinnovato il contratto, quindi poi mandano solo la fornitura per fare i richiami, poi basta. Da giugno, esattamente da giugno non lo fanno più. Ok. Il fatto è il Johnson. Va bene, Ricky. No, il Johnson & Johnson sarebbe figo perché è una dose sola. Il problema è che, da quello che dicono, è quello, tra virgolette, meno efficace. Sul prenderlo o non prenderlo. Sul fatto dei sintomi gravi, quello tutti sono efficaci. Però. Questo no. 4, 5, 6, 7 e 8. E vedi, Matalt. Beh, dipende, Mr. Q. Quanti anni hai te? Perché se vai a farlo a luglio, la prima dose, poi sicuramente la seconda dose va a metà agosto, addirittura settembre. Il russo non è autorizzato in Europa. Dovrebbe arrivare quello tedesco, da quello che ho capito. Magari, c'è quello lì nuovo. Capito, all'estero ho fatto il Johnson 2 settimane fa e sul fatto delle percentuali di immunità è soltanto 5,8%. Sì. Non è, gli altri sono tutti sopra i 90. Il Johnson è tra l'80 e l'85, che vabbè, non è male. Così hanno anche una dose sola. Sempre quello il fatto. Posso prenotarmi dal 4 giugno? Sei in Lombardia, perché in Lombardia dal 2 giugno. Tutti sotto i 30 anni dal 2 giugno. Da quello che ho capito. Che però, appunto, se noi trentenni, cioè, sono già andato a fine giugno, probabilmente quelli sotto i 30 anni andranno a luglio comunque. Però conviene prenotare il prima possibile, perché sennò vieni scalato sempre più in là. Piemonte, vabbè. Così. Milano ha iniziato a chiamare gli over 30. Sì, cioè da oggi sì, infatti per quello che io ho prenotato. Da oggi si poteva prenotare dai 30 in su. Sì, lo Sputnik c'era stato quelle diatribe strane anche dal Brasile, che avevano detto che non era efficace, che aveva detto dei componenti che non erano quelli dichiarati, roba del genere. Poi boh, non so come è andata a finire. Beh, sì, infatti, Eric. Oddio, non l'avevano fatto anche San Marino. San Marino non è nell'Europa, scusa. Lo Switch Pro oggi non credo. Perché c'è qualche conferenza Nintendo. Oggi c'è la presentazione di Horizon 2 e di Daylight. Magari la seguiamo su Discord. Non le faremo in live, magari le seguiamo su Discord. Adesso vediamo. Perché poi il botto delle conferenze arriveranno tra un paio di settimane. E lì sì che sono veramente tante.
Ah, ok, Cimax. Non l'avevo seguita bene perché tanto qua non c'è. Ok. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Questo quindi. Questo. E 2 da 4. Sì, no, è vero Fabio, loro puntano su tutte le quelle tra Cina e Russia, che effettivamente sembra che non ci sia nulla, ma in realtà ci sono un sacco di nazioni, effettivamente. Nuovo Sonic come film o come gioco? Credo come film, perché il gioco non credo ci sia. Beh, a me il primo è piaciuto. È uno di quei pochi che film tratti da videogiochi che ha senso di esista tra quello e quello di Poco. Ma il film non era male, il 2 non ho ancora visto nulla, praticamente. Vabbè, l'uno è andato bene, quindi ci sta anche il 2. Ciao, Obio. Che però non ha visto raggiungere il quorum necessario per... Ah, pensavo fosse nell'Unione Europea, San Marino. Vabbè, che cambia poco, in realtà, però. Dove cacchio stanno i pezzi? Però c'è questo. No, non è questo. Neanche questo. Ma mancano i pezzi. Ma qua indica che è aperto, ma non è vero. E qui dice che è chiuso. Ma no, ci sono. Hanno messo i pezzi sbagliati. Questo è diverso da questo qua. Vabbè. Uno, questo e un altro griglio. Ciao, archeologo. Hanno l'euro a San Marino? È vero, sì. A World of Warcraft, non so se riguardare il film. Sì, beh, è comunque un bel film. Anche chi non ha mai fatto nulla di World of Warcraft ne sa personaggi o del genere. Ok, ti perdi un sacco di riferimenti, però è carino, è un bel film. Peccato che è andato un po' di merda al cinema. Sì, ti dico di guardarlo perché è comunque carino. Se sai un po' la lore di World of Warcraft, sicuramente cogli un bel po' di riferimenti. Però anche non sapendo praticamente nulla, ci sta lo stesso vederlo. È un bel film che purtroppo non è andato bene al cinema e quindi non faranno mai un palese seguito perché ci doveva essere una trilogia. E purtroppo non ci sarà mai. Almeno non adesso. Ed è un peccato. Sì, esatto, è uno di quei film, appunto come quello di Sonic, quello di Pokémon, così, tratti da videogiochi che sono belli. Problema è che non è andato bene. Ed è veramente tanto un peccato. Credo che addirittura fosse andato in perdita. Ho questo ricordo che non aveva recuperato le spese di produzione addirittura al pelo.
Tanto ci darà notizia prima, ho visto che c'è la possibilità molto concreta che arrivi Uncharted 4 su PC. Però solo il 4, quindi non si è capito il motivo. Ah, sì, guardatelo. Per chi non l'ha mai visto, più di Warcraft, lo guardi a prescindere, anche se non c'ha nulla di Warcraft, perché comunque è un bel film. Però appunto, guardatelo con la consapevolezza che non finirà, perché è troncato. È troncato così. Cioè, per ora non finirà. Però Ricky, è uscito proprio un report di Sony che dice i giochi futuri che arriveranno su PC e c'era appunto Days Gone che è appena uscito e c'era Uncharted 4 ma non si parlava della collection dei primi tre, quello è il fatto. Con la vita di... Sì esatto, Jaco, ho letto anche quello che con la vendita di Horizon ha già recuperato il 250% dei costi di produzione per la versione PC, quindi probabilmente inizieranno a portare molto più... sì, meglio Jaco per altri. Per me no, perché io avendo la PS5 mi piaceva. Vabbè, no, che me ne freghi nulla. Cioè, comunque, come ho già detto, tutti i giochi, tra virgolette, single player li continuo a prendere su console perché mi sta piacendo di più giocare su console in questo periodo. È bello perché comunque almeno utenza PC può giocare a quei giochi lì. E a maggior ragione possono magari renderli anche più belli spendendo più soldi nel farli. Perché quello è l'obiettivo loro, fare molti più soldi, giustamente su PC riesce a farne un bel po' di più. Però Ricky non ha senso, vedi, perché... Cioè, è una storia Uncharted, quindi ha senso farli uscire in ordine, non fai uscire prima l'ultimo e poi fai la trilogia. Avrei fatto prima la trilogia, che magari era più facile. E poi in caso facevi uscire anche il 4. Aveva più senso. Allora, 1, 2. Sto verde. Che belli i pezzi verdi, non si usano mai, sono sempre belli. Anzi, anche se sto verde è un po' una merda, però. Se non avete mai giocato Horizon, prendetelo per PC. Se avete PC, un PC buono. Perché secondo me Horizon è stato. Ora non è più il migliore, però è nella trilogia di migliori della scorsa generazione che ho giocato io. Perché appunto il primo è. Grazie, Face. Perché il primo è stato The Last of Us 2, perché quello mi è piaciuto veramente un sacco. Poi c'è Ghost of Tsushima, che l'ho rivalutato un sacco adesso giocandolo su PS5 perché non l'avevo mai giocato. E poi c'è Horizon. Horizon a me è piaciuto un sacco. C'è anche Bloodborne, da mettere lì in mezzo, però. È vero, Ricky, perché Guerrilla prima faceva. Sai che faceva prima? Era Killzone, no? Guerrilla. E quello è stato veramente un gran bel gioco. Quello è stato veramente un gran bel gioco. Sì, era il motore grafico che poi è stato così, ma è vero. Allora, così, poi c'è questo. Questo. E
Beh. Proprio i pezzi in sta parte qua. C'erano, erano tre bustine tutte in una parte sola, sono tantissime. Infatti poi le altre due che dobbiamo fare oggi sono molto più veloci. Trovati petto però ecco ci sono sì no ci vuole da quello che ho capito per Horizon ci vuole un bel PC potente perché non era ottimizzato benissimo forse adesso l'hanno ottimizzato meglio perché comunque è già più di un anno che è fuori cioè Days Gone ho visto che girava abbastanza bene sui PC lo sto vedendo da qualcuno che lo sta facendo. Anche se io l'ho già platinato su PlayStation ed è un altro dei giochi che mi è piaciuto molto ed è molto sottovalutato, secondo me. Però su PC ho visto che gira molto bene. E anche quello, anche Days Gone, se non l'avete mai giocato, prendetelo perché. A parte che vi dura un sacco perché è lunghissimo. E a me è piaciuto un sacco. Poi ovviamente vi devono piacere gli zombie e roba del genere, perché quello è proprio basato solo su quello. Ed è un open world. Se ti piacciono gli open world e zombie, quello è perfetto. Rimane fuori il verde, sì. Ok. Tra l'altro, tra una settimana esce. No, 10 giorni. Esce Ratchet & Clank. Quello. Quello finalmente inizierà a spremere bene la PlayStation 5. Saremo a vedere veramente la next gen. Questa cos'è? Una zampa? Stanno facendo una zampa, una delle due davanti. Dalle 10 che mi dà errore? Ostia, di solito le manutenzioni dei server durano un paio d'ore, 3 ore. Vabbè, dalle 10. Strano. Strano quest'ora se hanno ancora offline, mi sembra molto strano. O sta uscendo una patch gigantesca, ma non mi pare. Insomma, provo a vedere su Twitter. Di solito scrivono sul loro Twitter quando ci sono problemi. Vabbè, c'è ancora tempo, Ricky, però. Non lo so, prova a vedere sul punto sul Twitter. Come. Ah, di qua. Ok. PM, vedi? BST è con le 4, sì. BST è quello inglese. Solito quando non ci sono i server online così andate sempre sul Twitter della casa produttrice che c'è sempre tutto scritto. È come. È un incastro. Al pelo, ok. Ma questo.
questo. 4 di questi. 2 di questi. Sì. Attenzione server, ci metto così tanto, strano. Ok. Allora, vediamo un po'. Così. Ok, poi... Così. Sì, ho letto prima Cimax che non amo tenso. Però vabbè. Anche perché, scusami, a sto punto non fatelo più. Cioè, serve per forza farlo, andare avanti a farlo. Don Matteo era... cioè, era lui. Basta, finita. Inventate qualcos'altro. E beh, quanto complicato sto... Ok. Perché questa non si sente praticamente un cavolo. Così. Così. Così e così. Ok, va messo. Ok. Ok. Mi servono due piatti piccoli. Poi ne serve uno medio. Dove va? No. Poi, poi. Quattro piedini. Ok. Così. Questo. Questo. E così. Ok.
246, 246. Più questo e questo. 6 di quelli. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Poi questo, questo, questa. Questo. E questo. Ah no, per due questo. Cosa sto sentendo? A 8 minuti.
diventando il Game Pass al PlayStation Now. Sarebbe figo. Pensa se poi lo fanno uscire. No, c'è già su PC il PlayStation Now. Quindi è il nuovo Game Pass. Cioè, o è l'inizio del nuovo Game Pass. Sarebbe figo. Basti pezzi qua. Questi non sono. Cioè, sono Lego, ma non sono Lego, sti cose. Abbastanza, sì. Questo è collegato sopra. Cose particolari. Che altro c'è? Sì, probabile. No, adesso il PS Now sta un po' migliorando. Se iniziano a portare anche i giochi al lancio così, è tanta roba, eh. Ok. Allora, mo. Vediamo di farlo giusto. Perché qua dice verde. A Buffarini. Allora, verde. Ok. Questo va messo così. Qua. Un pochino sì, sembra un po' le cose di free. Allora. Per ora va messo così. Come va attaccato però? Con un cosettino. Ostia. La regge sto coso. No, c'è qualcosa che non va. Perché io non ho nulla. Cioè. Ma va inserito così e basta? Ma che senso ha? Ma non è. Non l'attacca a nulla sto coso. Ah, ma non lo fa uscire però. Ok. Come c'è della costruzione è abbastanza bene. Ok, quindi va messo con. Ok. Non vedete nulla voi, però. Se no non riesco a montarlo, quindi. Ok. Dove va messo sto coso? Con così tondi fuori di qua. Perché non me l'ha fatto mettere prima? Io mica ho capito. Ok. Ah, finisce così, cioè attaccato così molle. Sembra un po'. Cioè, è veramente attaccato con poca roba. Sta. Inizia a stare in piedi, però. Vabbè, facciamo l'altro piede. Sì. Così.
così. E così. No, non è per niente stabile, probabilmente verranno agganciati dopo. Devono essere un po' mobili, i piedi, perché devi metterlo in posizioni diverse. Però così mi sembra troppo. Ciao, mister Kyo, dopo. Così mi sembra tanto instabile. Vedremo dopo. Che perché siamo a metà, della costruzione, quindi c'è ancora un bel po'. È un pochino, da colpa di C3PO che lo fa ubriacare. Eh no, lui non regge molto. C3PO sì, tanto è sempre ubriaco, quindi non ha problemi.
Praticamente è identico all'altro, ma specchiato. Quindi hanno dovuto fare doppie istruzioni. Cormac Curry? Cos'è Cormac Curry? Salè. Alto 31 cm, largo 20, profondo 15. Alto circa quanto. Sì, esattamente. Tonus, diciamo che se vedete sì, BB-8. Baby Yoda più o meno è come quello. Ovviamente quello è un po' pazzo. Che perché BB-Yoda, se è Baby Yoda Lego non è che mi piaccia moltissimo. È un pochino più tondeggiante, sono riusciti a fare un po' meglio la parte tondeggiante di R2D2. Quello che c'era prima era abbastanza vecchio, non c'erano tutti questi pezzi che ci sono nuovi adesso. Comunque è molto simile a quello vecchio, sì. Diciamo che è una remastered di quello vecchio, un remake. Va di moda anche nei Lego adesso fare le remastered. Che nei Lego ci può anche stare perché ci sono molti pezzi nuovi, quindi riesce a farlo meglio. Curry di pollo con una salsa molto cremosa e pannosa con il pomodoro, le mandorle e ovviamente spezie. Minchia. Adesso ho fame di nuovo. Provato ieri sera, ma è più buono adesso. Vabbè, ci sono alcune pietanze che sono più buone il giorno dopo. Ok. Perfetto. Antichi in umido con la salsiccia, ad esempio. Le lumache non mi piacciono. Ma in realtà ti dirò anche le lasagne. A me piacciono molto riscaldate dopo. Ok. Sì, è vero, ma ce ne sono tanti pietanze così. Sassaltonnata, mai mangiata il giorno dopo. Di solito la mangio subito perché si è paura che vada male. Però ci sta. Proverò. Ti consiglio di assaggiare le lasagne con il pesto, le ho già mangiate. Le ho già mangiate le lasagne al pesto, sono molto buone. Perché io tra l'altro adoro di più il pesto rispetto al ragù, quindi. Vero, anche sulla pizza, alcune volte riscaldata su quelle che non sono un granché, riscaldata forse è anche meglio. In bianco con pesto e tonno. Allora, l'ho provata pesto e tonno. Effettivamente mi è piaciuta, ma non così tanto da dire che tutti la consigliano il pesto col tonno.
Non lo so. Ah, ok, passaggio di prima. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. Allora, così. 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 Qua si chiude. Qua si fa la stessa cosa. Ok. Poi. Tanto sembra una musica di Final Fantasy questa qua. Sembra una musica di tipo esplorazione misto combattimento di Final Fantasy. Ciao Leon. Ok, e anche questo è fatto. Poi, questo, più questo. L'ho messo qua. Questo. Questo. Sì, ho misto tra Final Fantasy e Pokémon, effettivamente. Ciao Bigfoot, tutto bene, tutto bene. Poi c'è questo qui, questo. No, sono fisso, cioè, non si può muovere, non ha rotelle. Puoi muovere i piedi inclinandoli perché può essere messo, tra virgolette, appoggiato, sdraiato in piedi, cioè su tre zampe o due, ma non può muoversi. Ma anche questo è tantissimo Final Fantasy. Sì, sta più stabile, sì. Oddio. È quella di Tetris. Però sembra Final Fantasy. È quella di Farenz. No, schifo missile, purtroppo no. Potrebbero fare una specie di meglio e meglio, però con questa. Quanto tempo stimata? Allora, questa è la terza live. Questa è la terza live, probabilmente altre due. Diciamo ancora due giovedì e finito. Siamo pochino più di metà.
Sì, no, è fatto strabene questo qua. È veramente fatto strabene. Costa perché costa, però è fatto strabene. Tra l'altro hanno annunciato ufficialmente il set Lego con più pezzi in assoluto, che è un po' una merda, tra virgolette, perché è una mappa del mondo. Sono 11.000 pezzi, però sono tutti pezzi praticamente così. Sono tutti pezzi 1-1, che ovviamente fa in fretta arrivare a 11.000. Un po' Zanaka, davvero, sì. Un pochino sì. Sempre un po' voglia di giocare al Final Fantasy 8 o 10. Ciao Nicola. No, no, è proprio una mappa del mondo, una cartina di 1 metro per 60 o 70 centimetri, che ti danno anche le cose per appenderla. Però non è che sia un granché, diciamo. E raggiunge il record del numero di pezzi in un set, che sono 11.000 qualcosa. Il Titanic è ancora una voce di corridoio, non è ancora stato annunciato. Si dice che ci sarà, perché fino a questo set qua il record era nel Colosseo. Colosseo è uscito 6 mesi fa, mi pare, che aveva 9.000 pezzi. E adesso sono arrivate 11.000. Sì, esatto, come se fosse un puzzle, praticamente. Però non mi piace per niente, cioè. Non mi ispira proprio per niente. Sì, è anche bruttino. E allora, diciamo che come rapporto pezzo-costo non è tanto, perché 11.000 pezzi, 250 euro, il rapporto è buono. Però considerate che appunto sono tutti pezzi così, microscopici. Fai fretta appunto ad arrivare a 11.000 pezzi. Buono, a me non piace. Deve uscire anche il mappamondo della Lego Ideas, quello già è più carino. Ok. Questo. Così. Sì. E così, perfetto. Questo e questo. Così. Mappamondo c'è, ci sono già le immagini. Se cercate Mappamondo Lego Ideas, ci sono già delle immagini. Non è male, ovviamente non è perfettamente sferico. È un po' a pezzettini che lo rendono sferico, però è fatto bene. Dovrebbe essere prodotto entro fine anno. Quello già mi ispira di più. Così. Sì, no, ok, Nicola, però. Così. Ok. Ora servono gli altri due tubi. Uno qua e uno va a me. Messo qua sopra e poi quello esterno che va messo sotto. Ok. Sono questo qua dovrebbe essere il 15° set, più o meno. Sì, questo qua è quello più grande di pezzi, poi c'è quello là. L'astronave là. C'è la stazione spaziale.
E poi gli altri sono un po' nascosti qua e là per prendere meno polvere possibile. Spero poi quando mi trasferisco di avere una teca dove esporli tutti. Sono principalmente tutti Star Wars comunque. Ok, poi riprendiamo l'affarone qua. E va messo, presumo, da questa parte. Ok. Va sempre chiuso con questo. Addio. Perché questo è più complicato da mettere? Ah, ecco perché non ti facevano mettere la protezione, perché giustamente ti facilita il metterlo e poi qua si chiude adesso. Fatti, uno. Due. Tre. Ok, e va messo qua. Ok. Ora. Qua dice ciao Cheaper. Ok, adesso sta in piedi. Già è qualcosa di buono. Devi mettere i pezzi in avanzo via. Praticamente. Così. Ah, ok, così. Aurich. Ok, così. È della formazione normale quando si muove. Mentre. Come cazzo? Ah, così, giusto, si solleva. Ah, rimane anche attaccato, figo. Così si solleva la parte centrale. E va, rimane fisso su due zampe. Ora non so più come tirarlo giù, ma è un dettaglio questo. Come cazzo si tira giù? Vabbè, lasciamolo così. Come cazzo si tira giù? Anche qua in mezzo, quindi non è mai facile. Poi ci va messo il contorno. Così. E questo in mezzo. Ok. Vanno messi sempre qui. Così. E va messo. Così. Ok. Praticamente abbiamo messo tutte le coperture qua. Questo un attimo non serve. Allora, questo più questi. Di blu su blu, però non si vede un culo. Ok.
Questo più questo. Giriamo, va messo qua. E questo. Ah, sono due. E qua. Poi 3 1 va messo così. Così e così. Poi ok, poi 3 di questi. Ok. Per 2 però, quindi. Questo. Così. Poi c'è questo. Questo. Così, questo va così, va così, ok, 1, 2, 3. Ok, poi va messo questo e questo, vanno agganciati qua. E questi qui vanno messi qua. Qui, ma come però? Per forza così, è l'unico modo. Ok. Praticamente abbiamo messo tutte queste coperture, questa, questo, questi qua di lato, questi qua. Ok. Servono 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4. Ovviamente 4. Ok, allora questo qui così vuoto, ah, ok,
Così. Vuol dire appena due. Ah. Ok, e questo l'ho messo da questa parte. Ok, e va ripetuto un'altra volta. Così, così, poi questo l'ho messo qui, questo l'ho messo qui, così, pare che entrano male sti pezzi. Così. E così. Perfetto. E vanno messi qua sotto. Così. Questo, questo così. E vanno inserite. Queste sono le tipo spade laser, ma sono spade laser ovviamente. Vanno inseriti. Perché uno entra, l'altro no? Sono identici, ok. Ok. Ora. Mi servono tutti i pezzi, quindi. Per due, facciamone subito tutte e due. Questo più questo. Più. Questo. Così. No, sì, ok, giusto. Questi. E poi servono quattro di questi.
No, servono 8 di questi. E poi servirà quelli, scusami. Ah, ok, dove vanno messi sti cosi? Qua sopra, giustamente, per coprire tutto. Essere complicato muovere questa cosa. Va messo qua. Ora spacco tutto qua. Tanto vuole rispaccare tutto. E va messo anche di qua. Ok. Ok. Perfetto. Le zampe credo siano a posto. Ma bisogna fare la copertura davanti e dietro. Questo via. Via. Ok. Direi che facciamo l'ultima. Tanto finisce anche questa. Così arriviamo a 8 e poi ne mancano 5. Allora, qui cosa si fa? La copertura davanti, quasi tutta tra l'altro. Ora spero anche degli ingranaggi per muoverlo meglio. Sembra questo. Allora, serve questo. Più questo qua lunghissimo. Che si uniscono assieme con... questo. Ok. Tanto questo qua possiamo anche spostarlo. Ok. Qua. Dobbiamo togliere un attimo. Serve questo. Serve questo, serve questo e due di questi. Sì. E così, e va messo qui. Questo va messo qui. E questo va messo qui. Per uno, due di questi, più uno di questi, più uno di questi. Ok. Questo così. Questo così. E questo così. No. Uno, due. Tre. E quattro. Questo va messo qui. Questo qui. Questo va messo di qui.
Uno. Due. Questo. Ah no, questi vanno messi così. Ok, e vanno messi uno di qua e uno di qua. Questo va messo qui. Questo qui. Questo qui. E questo qui. Ok. Poi. Questo. E questo. Sì. Ah, questo non mi serve più. Poi ci va questi due qui. Non... Ah, perché va sopra. Cacchio di pezzo è quello. Questo. Più questo qua. Ma quel cacchio. Ok. Boh, pezzi molto strani. Questo così si costruisce R2D2. Per ora è senza testa, ma più o meno la parte sotto è riconoscibile. Più o meno. Così. Così, sì. Ok. Questo. Va messo da questa parte. Senza il blu, però, ok. Va attaccato qua. Ah, ok, perché ruota sto coso. Ok. Poi uno, due. Secondo me simula uno scompartimento per qualche suo marchingegno particolare. Questo va messo qua. Questo va messo qui. Questo va messo qui. Questo va messo qua sopra.
E questo va messo di qua. La roba è meglio, sì, più o meno. Beh, effettivamente era abbastanza simile. Ah, ok, va fatto uguale ma simmetrico. La parte si alza. Tanto specchiata va fatta. Sì, può essere che siano i razzi, effettivamente hai ragione. Sì, che si aprono. Questo potrebbe essere la cosa del razzo, può essere. Adesso vediamo dove vanno messi. Da lì si capisce. No. Ok. Poi dopo giriamo. Ho messo questo di qua. No, è da 3, da 4. Poi questo. E... questo. Ok. Poi ancora come prima, questo e questo. Così, e va messo qua. Ok. Questa volta nero. Quindi non è proprio uguale uguale. Ok. Mi dice, ce l'ho ancora sulla maglia con protezione all'alto. Io l'ho sempre voluto, non l'ho mai avuto. Mai, mai avuto. Potrei anche prenderlo adesso, perché... oddio, chissà quanto costa, però... che non l'ho veramente mai avuto. No. Ok, quindi... facciamo così per ora. Vediamo un po' dove vanno messi. Non so se sono i motori, mi sa di no. Cioè, beh, 80 euro. Pensavo di più, Sinceramente pensavo di più. Perché alla fine quanto costava all'epoca? A me costava un po', Non era proprio economicissimo, diciamo. E poi di epoca parliamo fine anni 90, quindi comunque c'è anche l'inflazione e tutto. Per me costava un po'. Qui. E... no, secondo me sono oggetti questi, cioè sono... simulano gli oggetti. Sì, grazie Paolo, vediamo. Perché secondo me non costava poco, secondo me superava abbondantemente le 100.000 lire. Sono i due scompartimenti che ha nel petto, uno per leggere i dischi, dall'altro dovrebbe essere il braccio... la... ecco, sì, sono esattamente, sono più d'accordo su quello. Sì, potrebbe tranquillamente essere quello lì. Ok, poi serve questo, 4 di questi, poi vedevo che scarico i tappeti quello di una mia amica. Io l'ho visto solo una volta l'Emilio, oltre alle pubblicità che ti martellavano di comprarla, e l'ho sempre voluto mai avuto. Sicuramente costava più, sì, sei sicuro, più di 100.000 lire tranquillamente, e parliamo di 100.000 lire degli anni 90, quindi... come lo tolgo io sto pezzo? Ah. Come cazzo lo tolgo?
Era molto fico, sì. Gli 100.000 lire degli anni 90 erano tanto, eh. Non era per niente poco. Ok. Ah, ok, si passa completamente a un'altra cosa. Neanche io, Ponz, ho sempre voluto averlo, mai avuto. Una volta sì, una volta era veramente... No, perché fa così? Ah, ok. Ricordo che una volta comprai il giocattolo durato il lavaggio, costava ben 14.000 lire. Quanti gelati buttate? Non sono buttati se lo volevi. Sto distraendo, sto iniziando a sbagliare. Scusa, uno solo, no? Due. Dove sta? Sotto la settimana poi inizia a far cagare, lo ditemi così. Ecco, quello va bene. Succedeva spesso, queste cose. Volevi un gioco per mesi e mesi, te lo prendevano, poi una settimana lo abbandonavano. Beh, purtroppo è così. Ho letto un articolo di un giornale che veniva venduto a 95.000 lire. Sotto le 100.000 lire? Non l'avrei mai detto. Avrei scommesso tranquillamente sopra le 100.000 lire. Magari era in offerta, però. Sarà stata sicuramente un'offerta, però era buono. Non sono poche, assolutamente non sono poche, però pensavo di più, sinceramente, così allora che è un robot che comunque cioè, si muoveva e faceva un sacco di roba, eh. Ok. 2, 1 sopra, perfetto. Ma non si vede niente, è un blu che tende al nero, non si capisce un gacchio. Sono solo questi, ma.
Ah, gli avevo fatto fare il giro, ok. E poi così. Sì. Così. Sì, effettivamente sì. Beh, comunque come adesso, per giochi del genere ci vai a spendere un decimo di uno stipendio, eh. Ok. Poi. Uno, due. Uno, due. E uno. Mi sono passati in Cina o Giappone. Ok. E così. No, ho tirato fuori con fondo di magazzino e vendita a 500 euro. Eh beh, lo capisco purtroppo, perché è fuori produzione da 20 anni. E non tornerà mai in produzione, perché adesso non ne frega niente a nessuno di una cosa del genere. Lo prenderebbero i nostalgici e basta. Quindi. Ok, 194, la cosa con 5 euro, ma non ha veramente trovato il prezzo sul prezzo iniziale. No, beh, può essere che torno alle 100.000 lire ci stava. C'era una reazione moderna, sì, ma la son persa. Ah, scusami, dove va messo questo qua? Ok. Poi questo, più questo. Così. E va messo qua. Poi questo. Questo è questo. L'ho messo qua sopra. Questo è per due, però. Questo qua. Di qua. E di qua. E questo va a chiudere qua. Ok. 1, 2, su qua, sì, e va messo così, ok, poi 1, 4, questo e questo. Allora, così. 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 E così. E questo in mezzo. E va messo qua. Ok.
Poi c'è questo più questo, così, l'ho messo qua sotto. Questo. Non so, comunque non è meglio, ma la macchinetta l'ho comandata. Quelle l'ho avute qualcuna? Non tantissime, ma qualcuno l'ho avuto. Di qua, ecco perché non capivo. Così. Perché non entra bene. Ok. Mi così sottono completare non è il mio volto. Allora, come andate 4x4, quali erano bellissime. Allora, questo l'ho fatto. Rimane 1 e 2. E poi ne servono 6 di questi. Un braccio e una gamba, addirittura. Vabbè, aveva combattuto ed era rotto, dai. Io avevo. Cioè, in realtà mio fratello aveva le. Il. Come si chiama? Il coso dei Power Ranger, quello. I 5 Power Ranger che poi si univano tutti in uno. Chissà dove cacchio è andato a finire, perché adesso vale un sacco quel giocattolo lì. Vale veramente un sacco di soldi. Esatto, il Megazord. Quello vale veramente tanto. Chissà dove cacchio è finito. Ok, ce l'ho messo qua sotto. Così. Ah, non me lo fa. Scusami. Scusa? Ah, non va attaccato per ora. Rimane così. Ok, va bene. Pensavo venisse attaccato subito. Ciao, Grafi. Così. Queste possono essere chiusi. Ok. Niente, lasciamolo così però. Questo via. Questi via. Sto costruendo R2D2 questo qua. Ma adesso ci fermiamo qui. Abbiamo fatto un po' di buste, sperando di aver messo tutti i pezzi, perché come al solito non mettono i pezzi in avanzo, quindi non sai mai se li hai messi tutti. Penso di sì. Questo è stato messo, sì. Questo ok. Lì c'è un buco, penso che sia giusto. Sì.
Sì, perché serve per aprirsi, ok. Sì, di Topolino, bellissimo. No, non ci sono adesivi, cioè ce n'è uno solo. Infatti è il bello anche di questo set che su 2300 pezzi c'è un solo adesivo che è semplicemente la, la targa descrittiva dell'oggetto e basta. Non ci sono adesivi. Sono già tutti stampati sui pezzi. Sì, no, infatti sono contento anche per quello che non ci sono adesivi. Sì, è molto figo costruire quei Lego. La capocchia ci vorrà ancora un po' prima di arrivarci. Settimana prossima facciamo il 9, 10 e l'11, quindi arriviamo fino a... Mi sa che iniziamo già con la testa, con l'11. Sì, perché il 12... Iniziamo con la prima parte della testa, con l'11. Poi l'ultima live, il 12 e il 13, abbiamo finito. A fare questo la prossima volta. Sono 100 passaggi esatti. Dal 347 al 448. Ho deciso che fare dopo? No. Probabilmente farò... lo Lego per un po' basta. Probabilmente farò... una live su Star Wars Squadron, che volevo provarlo. Una live di nuovo su... sulle battaglie, quelle mega campali giganti. Poi probabilmente inizierò una serie e poi si spera che sia arrivato il momento di Kena. Vedremo. Poi magari un set Lego un po' più piccolo nel mentre, magari ci può stare molto più piccolo di questo. Il galeone di gamba di legno. Ok. Bene. Quindi per ora la situazione è questa qua, la parte davanti andrà a chiudere e per ora R2 è così. Io sono di vicino a Milano. Questo qua è per ora quello che è venuto fuori. Poi vedremo quando si finirà tutto. Questo costa 200. Non ci sta neanche più dentro lì, porca vacca. Questo costa 200, io ho pagato 180 perché avevo degli sconti. Allora, è tanto come costo. È effettivamente tanto. Per il numero di pezzi in realtà è giusto. Anzi, è addirittura leggermente meno costoso del solito. Considerando che è Star Wars, che quindi paghi anche la licenza e tutto il resto. Costa, d'altronde è Lego, costa. Purtroppo è quello che... è così, ormai Lego costa. Bene, bene. Quindi, ve lo faccio vedere da qua che magari si vede meglio. È così. Per ora è così. Verrà alto più o meno così perché presumo che quella parte lì in alto sarà la parte dove c'è la testa e quindi più o meno sarà così. Andiamolo da questa parte che regge meglio. Per ora è tutto instabilissimo, però vabbè. Adesso è completamente nudo adesso. Allora. Quindi noi ci vediamo per il montaggio Lego sempre giovedì prossimo all'una come sempre. Mentre noi ci vediamo stasera alle 20:05 come sempre con Gang Beast. Faremo Gang Beast e mi raccomando, se volete, mi devo ricordare anch'io che non è detto che poi ci sono. Se ci sono, magari alle 23 su Discord guarderemo Horizon 2, la presentazione. Devo vedere se mi ricordo e se ci sono. In caso, mi trovate lì. Mi raccomando, comunque a stasera con Gang Beast. Aspetta, vediamo se c'è magari un raid da fare. Questo cosa sta facendo lui? Ma sì, dai, raidiamo il ferrone, va. Raid. Ok, e scrivetegli... Boh, salutatemelo in generale, va. Nulla di che, salutatemelo. Ci vediamo stasera, quindi. Ciao belli.